Cerchiamo di dare un significato logico e intuitivo a tutti questi numeri che abbiamo calcolato. Cominciamo dalla posizione iniziale A. La pallina parte da ferma, senza energia cinetica, un po' di energia gravitazionale ce l'ha perché si trova a 3,20 m d'altezza e la molla è piena di energia elastica perché è compressa. Andando da A a C, la molla spinge la pallina e le dà la sua energia elastica, cioè l'energia elastica che aveva immagazzinato la molla, che aveva accumulato, la cede alla pallina. Questi 22,4 joule di energia elastica vanno in parte a dare velocità alla pallina, quindi energia cinetica. Il resto vanno a dare alla pallina un aumento di quota, perché la pallina passa da 3,20 m a 4 m d'altezza. Più precisamente, di questi 22,4 joule, 14,6 vanno a dare velocità alla pallina che era ferma, adesso invece ha la velocità VC. Il resto, cioè 22,4 meno 14,6, che fa 7,8 joule, diventano energia gravitazionale, vanno a sollevare di 80 cm questa pallina e infatti questi 7,8 joule si sommano ai 31,4 gravitazionali che già la pallina aveva quando stava qua e l'energia gravitazionale diventa così 39,2 joule, cioè 31,4 più 7,8. 39,2 joule perché la pallina è salita di quota fino al punto C. Ora siamo in C, andiamo da C a B. Che succede? Che la pallina rallenta, perde energia cinetica, questa energia cinetica diventa energia gravitazionale. Quindi 14,6 joule spariscono, 0 joule qua su di energia cinetica, sono diventati però energia gravitazionale sommandosi ai 39,2 joule che la pallina già aveva. Infine, come già sappiamo dall'esercizio precedente, una volta raggiunta la massima altezza, la pallina scende e trasforma l'energia potenziale gravitazionale che è massima lassù, la trasforma tutta quanta in energia cinetica. La pallina scende, perde quota, perde energia potenziale gravitazionale, vediamo come diminuisce, 53,8, 39,2, 31,4, 29,4, 0. A questo punto l'energia gravitazionale è tutta persa e si è trasformata tutta in energia cinetica. Questi 53,8 joule gravitazionali sono diventati cinetici e questa è l'energia cinetica con cui la pallina impatta il terreno. Poi, come sappiamo, una volta impattato il terreno, la pallina si ferma dopo aver rimbalzato un po', non ha più energia cinetica, neanche potenziale gravitazionale, perché sta a terra, la molla si è scaricata da un pezzo e quindi l'energia meccanica, 53,8 joule, non c'è più, si è trasformata in calore, 0 joule di energia meccanica. Il calore si è prodotto nel momento dell'impatto pari a 53,8 joule di calore.